stiamo discutendo di un'opera che nell'ottobre del 2008 non era neanche in posizione di emergenza, ma vedendo come è stato nominato commissario straordinario. Siamo a agosto del 2010 e abbiamo fatto già 6 mesi di tutte le attività legate al cantiere. Lascio a voi le considerazioni. Poi se devo rispondere subito alle risposte anticipate alle domande, allora io voglio veramente ringraziare i sindaci perché hanno, io mi rendo conto delle difficoltà. Perché per come si viene, ovviamente il sindaco al cittadino dovrebbe la forza dell'ufficio. Quindi noi sicuramente faremo questo incontro in comune a Salone. Quindi cercheremo di venire a raccontare le cose come stanno, come abbiamo ringraziato il professore delle parole, come abbiamo fatto. E sullo svico di Fara la questione è un po' più complicata, perché è evidente che se qualcuno oggi ci chiede, come ci ha chiesto, riconosco le ragioni del sindaco di Loretti al punto di dire che il precedente del Consiglio di funzionamento ha dato risposta a un progetto preliminare avanzato, è stato approvato una cifra che prevedeva l'entrata in città a Fara e che nel definitivo non approvato il cifra ma approvato la Commissione di funzionamento ha stralciato l'uscita perché ha accolto le osservazioni della provincia e del comune. Non vi dico chi era per l'estrazione che aveva proposto il vincolo doppio, perché riteneva che complessivamente l'arteria avesse la necessità di altri. A me la procedura è questa, abbiamo un progetto e quello dobbiamo realizzare. Da qui a dire che oggi siamo nelle condizioni di poter intervenire su questo, e io penso che prima di tutto abbiamo altre priorità e altri problemi, perché altrettanto responsabilmente io voglio riconoscere il sindaco di Goglietta, mio amico Pecco De Romolo, che ha posto questo problema facendo sempre una promessa, a condizione che non si perda un giorno di lavoro. Quindi continuiamo ad andare avanti in quella direzione, a mio modo di vedere, vedendo una parte d'accordo e l'altra non d'accordo, vedo, non è in cima di me che si è.